se sta a segnare che mangia un piatto di spaghetti. Grande, grande, grande. Gentili telespettatori, siete collegati in Mondovisione per questa Olimpiade dello Spaghetto. Finalmente sapremo chi è il vero campione, colui che potrà fregiarsi di questo ambito titolo. Sarà il nostro Giovannino o il formidabile californiano in carica da molti anni? I due contendenti si stanno affrontando al ritmo delle 90 forchettate al minuto. Il cuoco e gli inservienti devono faticare non poco per stargli dietro. Ecco che ora parte il 16° chilo di spaghetti. Giovannino lo strappa letteralmente dalle mani dell'inserviente e lo attacca come se non mangiasse chissà da quanto tempo. Invece l'americano suda, suda, non ce la fa più, è in grande difficoltà, ingoia a fatica. Mentre Giovannino è in grande forma, sentite il pubblico come incide il nostro rappresentante. Giovannino, è preparato molto bene il nostro asso della pasta asciutta, è un vero professionista, arriva il 17° chilo. Il californiano sta perdendo la corona, attacca solo adesso il 16°. Non ce la farà a rimontare. Il 17° chilo è solo per Giovannino che lo attacca subito con tutte e due le forchette insieme. Formidabile davvero questo nostro asso della pasta asciutta. Scatta ancora con una doppia forchettata laterale, alza mezzo chilo di pasta e ingoia. Sembra una cloaca. Credetemi, gentili telespettatori, mai nella mia carriera ho visto un campione così. È sfondato, l'americano ai crampi, è bloccato, non ingoia più. Formidabile prestazione del nostro campione, destro, sinistro. Per l'americano diventa sempre più difficile rimontare un Giovannino che continua a macinare spaghetti come se fosse acqua fresca. Quella bocca è un'affettatrice, un forno, una cloaca, succhia, aspira, mastica e manda giù. È una pompa idraulica, l'americano, Giovannino ha vinto, è il nuovo campione del mondo. L'americano è tutto avvilito, piange. Dopo tanti anni è stato costretto a cedere la corona mondiale al nostro formidabile asso della pasta asciutta. Si è veramente allenato con grande scrupolo, con grande serietà e sacrificio. Incredibile, Giovannino fa la scarpetta, eccezionale. Un gesto da vero campione. Giovannino vuole rilasciare una dichiarazione al suo pubblico.